Cari lettori di Extreme Hardware, oggi abbiamo un prodotto molto speciale per voi. Stiamo parlando del Carbide Corsair AIR 540. È un modello che ricorda soluzioni prevalentemente per modders oppure soluzioni talmente particolari che costano talmente tanto che molto probabilmente non le conoscete. Ad ogni modo, come vedete, non è un cabinet comune. Le dimensioni innanzitutto sono decisamente atipiche, perché sebbene venga considerato un mid tower per quanto riguarda l'altezza di 458 mm, presenta una larghezza di 415 mm e una profondità di 332 mm, fornito con 2 anni di garanzia, 8 slot di espansione posteriori e un frame in acciaio e plastica e soprattutto alcune particolarità che sono davvero interessanti, ma le scopriremo presto. Innanzitutto, come possiamo vedere, è presente un canale di ventilazione frontale caratterizzato da due ventole da 140 mm della tipologia Corsair Air Series AF140L. Quindi da 140 mm, però è possibile installare tre ventole da 120 mm frontali. Ovviamente Corsair, dato che presenta notevoli soluzioni a liquido nel proprio catalogo, permette l'installazione di radiatori da 240 e 120 mm ed anche da 280 e 140 mm, come ad esempio il Corsair H110, H100i e via dicendo. Quindi in sostanza è un cabinet fondamentalmente interessante per tutti coloro i quali vogliono montare soluzione liquido, però che permette una dissipazione ad aria davvero eccellente. Cosa possiamo dire del frontale? Innanzitutto è presente una griglia mesh posteriore che permette quindi una ventilazione diretta, pulsante reset, LED di stato HD, accensione, ingressi mic in audio, USB 3 e due periferiche da 5,25 pollici. Filtri antipolvere frontale, certamente. Si tira su nella parte frontale, quindi viene via il plate che potete vedere presenta un grande mesh posteriore, mesh che è possibile rimuovere qualora fosse interessati a lavori di modding tramite 4 viti, 2 inferiori e 2 superiori, e un sistema di blocco semplicemente con dei perni di plastica, molto facile e veloce. Quindi questa è la paralia superiore. Cosa abbiamo qui sotto? Abbiamo due filtri antipolvere, ovvero un filtro antipolvere unico per le due ventole da 140 mm posteriori. La rimozione niente di più facile. Sono dei filtri con magneti, quindi si tira verso l'alto e si fa scorrere fuori. Quindi 4 magneti per ventole, quindi 8 in totale. Anche qui mesh, ma è semplicemente una griglia antipolvere che non consigliamo di toccare. Quindi due ventole da 140 mm frontali F140, ovviamente predisposizione per radiatori, già tutto spaziato e messo correttamente, quindi non dovete fare altro che prendere i radiatori e installarli, gioco è fatto. Rimettiamo, veramente va da solo essendo magnetiche. Si mette verso l'alto, si cerca di far combaciare appunto gli ingressi, che ci sono dei perni superiori. Ecco, si deve tirare indietro la superiore e si spinge verso l'alto ed è inserita. Questo è quanto. Ovviamente questa è semplicemente una presentazione audio del modello perché troverete tutte le fotografie dirette nella recensione principale. Paratia laterale sinistra. Presenta una gigantesca apertura con un pannello in plexiglass, pannello insomma, una qualità soddisfacente che permette appunto una visione fantastica dell'interno. Dopo parleremo delle paratie, adesso osserviamo quella a destra che non presenta nient'altro che un'apertura di ventilazione prossimità di cosa? Dell'installazione della PSU. Dove si installa la PSU? Qui sotto, l'alimentatore per chi non conoscesse il termine inglese. Cosa vediamo qui? Bene, innanzitutto una disposizione completamente differente da quello che è lo standard attualmente vigente nel mercato. Quindi alimentatore in verticale.
fuori di ventilazione con motivo esagonale nella parte posteriore destra e superiore, o quindi in questo caso anteriore, e anteriore nella parte elevata. Predisposizione quindi per la scheda madre in classico asset ATX BTX, 8 slot di espansione, ventilazione esagonale, ventola da 140 mm con predisposizione per ventola da 120 mm. Non ci sono fori per l'installazione dei radiatori ed è possibile rimuovere la parte superiore, lo vedremo nella recensione perché qui purtroppo sarebbe stata leggermente complessa la cosa. Come si rimuove la paratia superiore che permette l'installazione di un radiatore da 240 o 280 mm? Così, due viti si levano, si fa scorrere e si leva. Anche qui stesso discorso della parte frontale. Niente di diverso, sopra c'è semplicemente la predisposizione sul frame in acciaio dell'installazione. Cosa possiamo dire delle paratie laterali? Bene, innanzitutto che sono presenti delle viti che non richiedono affatto l'utilizzo di cacciaviti. Secondo, che scorrono in una maniera fantastica. Le paratie laterali sono davvero molto sottili. E questo in realtà potrebbe essere, diciamo, un elemento che potrebbe farci pensare che possono essere delicate, in realtà lo sono, quindi bisogna stare attenti mentre le si manovra. Però il discorso è che la rimozione è davvero immediata. All'interno cosa vediamo? Allora, sì, innanzitutto spieghiamo la parte sopra e poi illuminiamo la parte sopra, vedo che si vede poco. Per quanto riguarda la parte inferiore, qui troviamo due predisposizioni per hard disk da 3,5 pollici e da 2,5 pollici. Per quelle da 3,5 pollici, in questo caso utilizziamo un Western Digital Caviar Blue. Come si installa? Bene, innanzitutto dobbiamo tirare fuori, chiudendo, portando verso l'interno queste due linguette, e poi ci sono delle predisposizioni. Non dobbiamo fare altro che allineare quindi l'hard disk, inserirlo all'interno, reinserirlo all'interno della linguetta, tirare via. Avete visto? Con un dito è davvero facilissimo, immediato, è fantastico. C'è bisogno di connetterle? No, perché sono hot swap. Sì, avete capito bene, quindi non serve assolutamente il cavo, è già connesso. Qualora ci fosse stata la scheda madre, sarebbe già andato dentro in automatico. Come si leva? Stesso discorso. Davvero pratico. Ovviamente bisogna spingere alla fine per far sì che si entri. Quindi si rimuove, rimozione davvero immediata. Un design fantastico e finalmente abbiamo una soluzione che non presenta problemi per quanto riguarda l'installazione. Quindi doppia configurazione per doppia hard disk hot swap, 8 periferiche potenzialmente installabili, ventola da 140 mm superiore. Ed ora osserviamo. Quindi qui una carrellata nella parte inferiore. Ovviamente sono visibili i passacavi con un gommino. E nella parte superiore vediamo che fondamentalmente non c'è nulla, nel senso c'è la predisposizione per radiatori da 140, 120, 240 e 280 mm, nient'altro fondamentalmente. Bene, questo è quanto. Un attimo solo. Ok, allora per quanto riguarda invece la parte frontale, osserviamo che sono presenti due ventole da 140 mm, due ventole da 140 mm, sempre della medesima serie, quindi AF100 AF140L, benissimo. Come vedete, numerosissimi gommini passacavo e quindi predisposizione per radiatori fino a 360 mm, quindi davvero una compatibilità eccellente. Li mettiamo a fuoco, ecco qui. Quindi questa è la parte laterale destra. Per quanto riguarda laterale sinistra, per quanto riguarda l'altezza di dissipatori, siamo intorno ai 170 mm. Abbiamo verificato direttamente
Purtroppo la scheda madre ancora non è installata, quindi dobbiamo aspettare che lo sia. Però l'altezza è circa 180-170 mm. Fate conto che siano 170. Altre cose, ventole hanno connettore a 3 pin. Spessore posteriore, davvero eccezionale, perché siamo oltre 6 o 7 cm. Trovate i dettagli direttamente nella recensione. Lunghezza massima per la GPU 320 mm, altezza massima della ventola 170 e quindi niente. Come si nota, sono presenti dei fermi per fascette passacavo. Adesso analizziamo invece la parte posteriore, quindi la parte destra. Anche qui dobbiamo rimuovere la paratia, quindi la vite, ed anche qui in sostanza non c'è niente di particolare se non la paratia stessa. Quindi cosa possiamo dire dell'interno? Innanzitutto che è evidente quanto questa soluzione sia particolare, perché nella parte inferiore appunto è montato l'alimentatore che ha un sistema di blocco grazie a due viti che potete vedere, ecco lì sotto. Quelle due viti servono per il blocco dell'alimentatore ed è presente un sistema che permette la regolazione della lunghezza dell'alimentatore stesso. Lì frontalmente vedete le predisposizioni per gli hard disk SATA 8 swap davanti, fascette passacavo, predisposizioni per fascette passacavo, connettori nella parte superiore sinistra, che sono quelli del cabinet. E qui invece abbiamo una predisposizione per due soluzioni da 5,25 pollici. Gommini antitaglio, una larga paratia posteriore, adesso la osserveremo nel dettaglio. E qui invece abbiamo una soluzione davvero eccellente. Sono 4 slot a rimozione immediata per hard disk da 2,5 pollici o eventualmente SSD. Adesso zoomiamo e osserviamo in dettaglio di cosa stiamo parlando. Questa è la prima volta che osservo una cosa del genere. Innanzitutto la rimozione. Dobbiamo ammettere che inizialmente ci siamo trovati un attimo spaesati perché veniva indicato di tirare giù questa levetta. State attenti a farlo perché potrebbe addirittura rompersi qualora fosse applicata una forza molto qualora faceste troppa forza, e bisognava appunto quindi spingere verso il basso e contemporaneamente tirare verso l'alto. In realtà è quello che si deve fare, ma state attenti perché potrebbe esserci qualche problema di fondo. Adesso vediamo se ecco riesco a mettere benissimo. Quindi in sostanza è un sistema modulare la cui rimozione è possibile tramite un sistema di sblocco che diciamo potrebbe essere ottimizzato per quanto riguarda la tipologia. Comunque questi sono i cage. Come vedete ci sono tre sistemi di blocco per lato, quindi in totale 6, dove viene infilato l'SSD all'interno di ognuno di questi blocchi. In sostanza il problema non sussiste perché non consigliamo la rimozione di questo bay. Perché? Per il semplice motivo che osserverete ora. Ecco, l'installazione è veramente immediata. Comunque sia, la ragione della inutilità della rimozione è perché non viene occupato nessuno spazio determinante, perché la paratia posteriore è davvero molto spessa, ma soprattutto perché utilizzando hard disk o SSD da 2,5 pollici, in questo caso con il connettore posteriore, non fate caso, ma qui è partita una levetta, non fa niente. Potete riporli in questo orientamento o nell'opposto. Quindi in sostanza fate voi. Fatto sta, tenete a mente che il connettore SATA di alimentazione e di potenza deve essere orientato verso sinistra. Quindi come si inseriscono? Noi scegliamo di metterlo così. Semplicemente si fa pressione, si tira su. Fatto, inserito. Davvero eccezionale. La rimozione, quanto di più semplice. Giudicate voi stessi. È un sistema simile a
L'ultima soluzione della Silverstone Raven 4 per quanto riguarda gli hard disk è da 3,5 pollici. Quindi in sostanza è un sistema, in questo caso di plastica, nel caso di Raven 4 è di acciaio. Però comunque sì, insomma, le funzionalità sono analoghe ed è veramente molto facile installare e rimuovere hard disk. Ovviamente non è possibile farlo per le periferiche da 5,25 e da 3,5 pollici, ma non fa niente perché comunque ne sono, c'è una doppia predisposizione frontale. Cos'altro possiamo dire? In sostanza nulla, vi rimandiamo all'articolo completo per l'analisi grafica, quindi con le fotografie, il montaggio dei sistemi a liquido, quindi dei radiatori nella parte superiore e nella parte frontale. E quindi la solita e completa analisi a livello termico ed in questo caso anche acustico, perché siamo curiosi di sentire quanto siano rumorose queste soluzioni adottate da 140 mm di Corsair. Vi ringraziamo per l'attenzione, commentate sia nel canale YouTube, commentate anche la recensione e se non siete iscritti iscrivetevi su www.extremehardware.com. Vi ricordiamo che c'è anche il canale di Facebook per novità, aggiornamenti, contest e roba del genere. Buona giornata a tutti.